Ciao ragazzi, e dunque benvenuti in questo nuovo video. Io vi chiedo scusa per la luce che è particolare, ma mi si è fulminata la luce, devo cambiarla e momentaneamente, pur di fare il video, sto usando un abat-jour normalissimo, quindi sono al buio in camera, quindi sicuramente la luce non è proprio il massimo, però vabbè, per fare questo video, diciamo, è per tamponare poi. E niente, allora, la Juventus batte 4-0 il Tavagnacco. Tanto colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter che anche oggi con i loro cori hanno portato le ragazze alla vittoria. Dicevo, abbiamo vinto 4-0 con il Tavagnacco, ci consente di andare a fare lo spareggio, che è sicuramente sabato, l'orario non è ancora stato detto, mi auguro che abbiano la decenza di non farlo alle 3 del pomeriggio, ma di farlo la sera, perché eventualmente una concomitanza con la festa scudetto della Juve maschile mi sembrerebbe alquanto fuori luogo, perché purtroppo molti tifosi non potranno andare a vedere la partita in concomitanza. Diciamo che se con la partita degli uomini alle 3 finisce alle 5, se fosse alle 9 la partita la sera, magari uno può anche pensare di fare il double, cioè andare a vedere la Juve poi maschile e poi andare a vedere la femminile. Detto questo, al di là di tutto, la Juve che vince bene contro una squadra tutt'altro che facile da affrontare. Il Brescia vince 6-3. Quando fai 6 gol non è facile, però da segnalare ha preso 3 gol, quindi sicuramente il Brescia nelle ultime giornate qualche gol di troppo l'ha concesso. Detto questo, la partita che si giocherà settimana prossima, ripeto, non si sa ancora l'orario, non si sa neanche il luogo, perché sembra che sia allo stadio Piccoli La Spezia, uno stadio che francamente non è che mi piace granché, perché il campo è stretto e la Juve gioca molto in ampiezza. Questo La Spezia è molto, molto compatto, avrei preferito un campo un pochino più largo, però e non è ancora sicuro, sembrerebbe, voci dicono questo. Che vi devo dire? La partita, la Juve l'ha giocata benissimo, mi è piaciuta tantissimo la Juve. Oggi Cantore ha dimostrato che ha una qualità sopraffina e che con di fianco Fransi, cioè una punta fissa, diventa, non dico immarcabile, ma mette in difficoltà veramente chiunque. E aggiungiamo che comunque, oltre questo, sicuramente il Tavagnacco ha fatto la sua partita a tentare di partire in contropiede. Ricordiamo che il Tavagnacco è terzo in classifica, quindi non era proprio la squadra più scarsa da affrontare. E avevamo anche, è inutile che ci giriamo, la Juve sicuramente sapeva dell'andazzo della partita di Verona. Il Brescia è stato in vantaggio per 3-0 per tanto tempo, quindi insomma, diciamo poi 3-1. Comunque il Brescia è stato in vantaggio tutta la partita perché è andato dopo 5 minuti e credo che potevamo patirla questa cosa. Siamo state brave perché comunque la Juve è riuscita a non farsi prendere neanche dall'angoscia. Ha trovato un gol dopo 15 minuti che sicuramente ha reso le cose un pochino più facili. Poi il colpo di grazia è stata l'entrata di Bonansea. Bonansea è una di quelle ragazze che si è sentita la mancanza. Probabilmente abbiamo perso punti nei confronti del Brescia proprio perché mancava Bonansea. Bonansea c'era quando abbiamo perso in casa col Brescia, ma non c'era nel secondo tempo a Firenze dove la partita è scoppiata. Sono convinto di questo. Se Bonansea fosse stata anche a Firenze e anche in Coppa Italia avremmo assistito a prestazioni diverse. Purtroppo abbiamo perso Bonansea nel momento peggiore, però la ritroviamo nel momento che era da ritrovare. Purtroppo perdiamo Laura Giuliani, mi auguro che non sia niente di grave, ma l'uscita come uscita non mi fa ben sperare. Sicuramente vanno i miei più sentiti in bocca al lupo e l'augurio di una pronta guarigione. E dunque, niente ragazzi, la Juve vince, convince e adesso andiamo a Spezia, dovrebbe essere a giocarci questo spareggio, scudetto, fino alla fine, forza Juventus!